Carissimi amici, ciao a tutti, bentornati. Riprendiamo le nostre chiacchierate di greco antico. Oggi ho preparato per voi un video sul participio predicativo. Con l'ultimo video abbiamo, anzi con il penultimo, visto che l'ultimo era il video dell'appello, anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno contattato, davvero. Siete, ma non avevo dubbi, di una generosità infinita, quindi grazie, grazie davvero. E come vi dicevo, con il penultimo video eravamo arrivati a parlare dell'uso del participio greco, anzi degli usi, perché avevamo visto l'uso appunto del participio sostantivato, di quello attributivo, di quello appositivo. Oggi completeremo il discorso del participio andando a vedere la funzione predicativa. Per il participio predicativo ho pensato di dedicare un video a parte, anche perché l'argomento è un po' complicato. Il participio predicativo in greco è molto utilizzato ed essendo molto utilizzato ha anche molte sfumature, molte accezioni e quindi è un argomento, diciamo, che richiede un poco più di approfondimento. Quindi andiamo a vedere il participio predicativo e ovviamente faremo molti esempi come al solito, sperando, insomma, di fare un discorso abbastanza chiaro. Quindi vediamo insieme come si usa in greco il participio predicativo. Allora, come vi dicevo poc'anzi, il participio predicativo è una struttura sintattica molto utilizzata nella lingua greca e potete trovarlo anche in alcune grammatiche chiamato, anziché participio predicativo, anche participio complementare, proprio perché serve a completare, a integrare il significato di un verbo. Senza il participio predicativo questo verbo rimarrebbe, diciamo, per così dire, sospeso, senza senso, con un significato a metà. E quindi il participio serve appunto a completare il senso del verbo. E per questo appunto viene detto predicativo. È esattamente la stessa funzione del complemento predicativo che abbiamo già analizzato. Come il complemento predicativo, anche il participio può essere predicativo del soggetto, predicativo dell'oggetto, di qualsiasi altro complemento, e proprio in quanto, diciamo, ha un uso predicativo, come abbiamo visto anche per l'aggettivo, il participio predicativo non è mai preceduto dall'articolo, esattamente come abbiamo visto nel video precedente, per il participio appositivo. Bene, fatte queste dovute precisazioni che mi sembravano importanti, vediamo adesso come viene utilizzato in greco il participio predicativo. Innanzitutto, per semplicità, direi di distinguere due casi: il participio predicativo del soggetto e il participio predicativo dell'oggetto, o diciamo in generale di qualunque altro complemento, perché il participio, come dicevo prima, può trovarsi anche in funzione predicativa di qualunque altro complemento oltre che del complemento oggetto. Cominciamo a vedere l'uso del participio predicativo del soggetto. Intanto il participio come predicativo del soggetto si può trovare in alcuni casi ben precisi, adesso li andremo ad analizzare. Quello più importante, quello più diffuso ed anche quello che magari dà più problemi quando si affronta la traduzione dal greco antico, è il participio predicativo che si trova con alcuni verbi che indicano un modo d'essere, quindi verbi indicanti un modo d'essere del soggetto, ci riferiamo sempre al soggetto per il momento. E ce ne sono diversi, ce ne sono tanti. Quelli più frequenti, quelli che troverete più frequentemente utilizzati proprio con participi predicativi, sono innanzitutto il verbo tunhano, che significa mi trovo per caso, sono per caso, lo scriviamo, mi trovo per caso. E un altro verbo è lanthano, che significa io sto nascosto, passo inosservato, sto nascosto.
oppure anche non mi accorgo, può avere anche questo altro significato. Dopo faremo due esempi per farvi capire, vi farò due esempi per farvi capire meglio l'uso diverso, diciamo così, però per ora non preoccupatevi. Quindi vi dicevo, tunhano, mi trovo per caso, lanthano, sono nascosto, passo inosservato, oppure non mi accorgo, e l'altro molto frequente è thano. Thano, che significa io prevengo, nel senso di vengo prima, arrivo per primo, può avere questo significato. Questi verbi in greco antico reggono il complemento, possono reggere, non è detto, possono reggere il complemento, diciamo il participio in funzione predicativa, e quando reggono il participio in funzione predicativa si devono tradurre in un modo un po' particolare. Adesso vi faccio subito un esempio, così vi faccio capire subito una regolina abbastanza semplice. Prendiamo questo esempio. Prendiamo questa semplicissima frase. Paron etunhanon. Allora, cerchiamo di analizzarla molto brevemente. Allora, etunhanon, potete, diciamo, capirlo, spero, mi auguro, e lo riconoscete, è l'imperfetto del verbo tunhano. Prima persona singolare, potrebbe anche essere la terza plurale, ma lo capisco che è la prima singolare perché il participio, questo se siete bravi, lo riconoscete subito come un participio presente. Se siete meno bravi ci potete comunque arrivare, questo è il participio presente del verbo pareimi, che è un composto del verbo eimi, io sono, con il preverbio para. Pareimi, sono nei pressi, cioè paremi vorrebbe dire sono presente. Ricordate che il participio presente del verbo imi è on, usa on, comunque questa è, diciamo, il nominativo singolare maschile del participio presente attivo, diciamo in questo caso attivo non ha molto senso, comunque del participio presente del verbo eimi, quindi vedete paron, participio predicativo, che si accompagna a etunhanon. Allora proviamo a tradurla letteralmente. Allora, e vedrete che ci sono un po' di difficoltà. Tunhano abbiamo detto che significa mi trovo per caso, quindi potremmo tradurre mi trovavo per caso. Dobbiamo sottolineare la casualità di essere lì per caso, appunto, cioè di trovarsi in un posto così per caso. Paron, essendo presente. Allora, mi trovavo per caso essendo presente. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che va aggiustato. Perché? Perché i tre verbi che vi ho detto prima, tunhano, lanthano e thano, quando reggono un participio predicativo, vanno tradotti in questo modo. Il verbo al participio, in questo caso paremi, è come se fosse il verbo principale, cioè prende dal verbo che lo regge, in questo caso etunhanon, tempo, modo, persona, e diventa lui, è come se diventasse lui il verbo principale. Quindi etunhanon è all'imperfetto, alla prima persona singolare, forma attiva, paron, a questo punto, lo dovrò tradurre con un imperfetto, indicativo ovviamente, prima persona singolare. Quindi, io ero presente, poi il verbo invece reggente, chiamiamolo così, il verbo che regge il participio, viene a perdere un po' quello che è il suo ruolo principale di reggente, e in italiano lo potremmo tradurre con una locuzione o con comunque in qualunque modo che mantenga comunque il senso espresso dal verbo stesso. Quindi in questo caso potremmo tradurlo con io ero presente per caso. Una traduzione più letterale sarebbe io mi trovavo per caso ad essere presente in quel posto.
Possiamo fare lo stesso esempio con il verbo lanzano, ad esempio. Se io dico paron lanzano, proviamo a tradurre questa semplicissima frase. Lanzano, vi ricordo, significa io sono nascosto, io sto nascosto, oppure non mi accorgo, può avere questo duplice significato. Allora, in questo caso sarebbe io, proviamo a tradurre letteralmente, io sto nascosto essendo presente. Ovviamente anche in questo caso la traduzione ha qualcosa che non va. Quindi applichiamo quella semplice regolina che vi ho detto prima. Il participio, il verbo al participio viene ad assumere tempo e modo del verbo reggente, quindi io sono presente. In questo caso un indicativo presente, io sono presente di nascosto. Quindi sono presente, ma sto nascosto. Non potrei tradurlo in questo caso io sono presente senza accorgermene, perché a meno che non abbia assunto sostanze stupefacenti, in genere quando uno è presente sa di esserlo. Quindi in questo caso è meglio la traduzione sono presente di nascosto. Ecco. Considerate sempre, questo ve l'ho già detto tante volte, considerate sempre il contesto generale in cui un verbo viene utilizzato in una frase. Vi faccio adesso un esempio, che è un esempio illustre perché è tratto da Platone, dell'uso, diciamo, del participio predicativo in unione con lanzano, quando però lanzano ha il significato non di essere, sto di nascosto, ma non mi accorgo. Allora, la frase di Platone è questa. Oi anthropoi elathon teleutesantes. Teleutesantes. Allora, questo è una frase tratta da Platone. E ci sono ancora alcune cosine che non potete sapere, adesso ve le spiego brevemente. Allora, gli uomini, beh, questo siete già in grado di tradurlo ad occhi chiusi, gli uomini, ecco, elathon è un aoristo del verbo lanzano, che è uno dei verbi che abbiamo preso in considerazione, e adesso non mi dilungo perché sarebbe una cosa troppo complicata, però l'aoristo si fa non dal tema del presente, che sarebbe lanfan, ma si fa dal tema verbale, che in questo caso è laf. Poi su questo arriveremo a parlare quando vedremo l'aoristo. Con l'aumento, quindi elathon, gli uomini, la traduzione corretta sarebbe furono nascosti, diciamo, oppure non si accorsero, perché ha anche il significato, come vi dicevo, di non accorgersi, teleutesantes. Questo vedete che è un participio plurale, l'uscita antes, ricordate, tipico del nominativo plurale maschile, difatti si riferisce a anthropoi, sarebbe morendo o morenti. Gli uomini furono nascosti o non si accorsero morendo morenti. Qui non c'è nulla che vada per il verso giusto. Anche in questo caso, visto che abbiamo lanzano, che è uno di quei verbi che regge il participio predicativo con quella diciamo, struttura un po' particolare, applichiamo la stessa regola. Gli uomini morirono, quindi modo e tempo del verbo principale vengono assorbiti dal verbo al participio, quindi gli uomini morirono di nascosto, ma ha più senso dire senza accorgersene, non accorgendosene. Ecco, vedete, quindi non è, direi, nulla di così complicato. In realtà, se voi considerate questa semplice regola, che con i verbi che indicano un modo d'essere intrinseco del soggetto e che di per sé magari non hanno un senso
compiuto, quando si accompagnano ad un participio predicativo, vengono ad essere tradotti in questa maniera un po' particolare. Il participio, il verbo al participio, viene come ad essere il verbo principale, quindi assume modo, tempo, persona del verbo reggente, e il verbo reggente viene in genere ad assumere un significato più avverbiale, quindi quando noi traduciamo utilizziamo una locuzione o un avverbio che comunque mantenga o richiami il significato del verbo. Possiamo fare un esempio anche col verbo fano, ad esempio se noi prendiamo questa espressione fano boethon, ad esempio, fano boethon, che significa, allora fano vi ricordo significa precedo, nel senso vado per primo, vado prima. Boethon, che ho scritto in maniera un po' strana, ma è il participio presente, sarebbe vado per primo aiutando, ma applicando la stessa regolina che abbiamo visto fino adesso, sarebbe, la traduzione più corretta, vado in aiuto precedendo, cioè per primo. Oppure sono il primo ad andare in aiuto. Potete tradurlo anche in quest'altra maniera un po' più libera. Ecco. Il meccanismo, vedete, è sempre lo stesso fondamentalmente. Potete trovare anche il verbo fano, soprattutto in autori che riportano magari un dialogo o comunque parole appartenenti alla lingua parlata, diciamo così, soprattutto per esprimere un comando anche per dargli un tono urgente, deciso, o che comunque denota una certa impazienza nell'essere eseguito, potete trovare l'espressione uk, seguito dalla congiunzione an e dal verbo fano, appunto, ad esempio. Uc an phthanois, oppure phthanoite, più il participio predicativo del soggetto. Predicativo del soggetto. Ecco, phthanois o phthanoite. Sono due ottativi, noi l'ottativo ancora non l'abbiamo visto, comunque questi sono due ottativi del verbo fano, poi lo vedremo. L'ottativo è il modo del desiderio, ma del comando, soprattutto quando si accompagna alla congiunzione an, che insieme a os è una delle bestie nere del greco, ma non preoccupatevi, poi ci arriveremo, le studieremo. Comunque, ve lo volevo solo citare perché proprio è un'espressione abbastanza tipica. Uc an phthanois o phthanoite, se si tratta della seconda persona plurale, phthanois è la seconda persona singolare, più il participio predicativo del soggetto. Ad esempio, vi faccio un esempio. Uc an phthanois Legon. Scusate, ma sto scrivendo come. Non sto scrivendo in greco, ma sto scrivendo in arabo. Uc an phthanois legon. Allora, phthano, che vi ricordo vuol dire prevengo, vengo prima, ma in questa espressione uc an phthanois lo potremmo tradurre come immediatamente, anche questo come un'espressione avverbiale, di. Legon, participio presente del verbo lego, io dico, di subito, di immediatamente. Dobbiamo dargli il senso dell'impazienza, diciamo così, anche dell'urgenza del comando, cioè non tardare a dire. Letteralmente sarebbe, come potremmo tradurlo, tu non puoi venire prima di me nel dire. Sarebbe una roba un po' complicata. Cioè, io sono talmente impaziente che tu dica subito che tu non puoi prevenire, cioè venire prima di me
prima della mia impazienza sarebbe nel dire quello che devi dire, insomma. Ecco, non so se sono stato chiaro, forse il ragionamento è un po' arzigogolato. Comunque, l'importante è che ricordiate che quando trovate l'espressione uk an e il verbo fano generalmente allottativo più il participio predicativo, dovete dare un senso imperativo, ma di impazienza e di urgenza dell'azione. Un altro verbo che adesso mi viene in mente, che si comporta più o meno come questi tre verbi che abbiamo visto adesso, è il verbo oikomai. Il verbo oikomai, scusate, che significa vado via. Vado via o sono lontano. Col participio predicativo, perde, diciamo, il suo significato verbale e viene tradotto generalmente con l'avverbio via. Ad esempio, oikomai feugon lo potremmo tradurre con me ne fuggo via. Me ne fuggo via, perché sarebbe vado via fuggendo. Feugon è il participio presente del verbo feugo. Vado via fuggendo, cioè me ne fuggo via. Ma potremmo anche tradurlo con vado via fuggendo. La traduzione reggerebbe bene. Però ecco, mi è venuto in mente anche che oikomai è uno di quei verbi che può reggere anche lui il participio predicativo. Ovviamente non sono solo quelli che vi ho citato, questi sono quelli più importanti. E questa è una prima categoria di verbi che denotano un modo d'essere del soggetto. Poi c'è un'altra categoria molto importante di verbi che reggono il participio predicativo, che sono quei verbi, o comunque quelle locuzioni, adesso faremo qualche esempio, che indicano evidenza, apparenza. In primis il verbo fainomai, fainomai, che significa io appaio, sono evidente, io appaio, oppure io sono evidente, è il verbo da cui deriva la parola italiana fenomeno, inteso come qualcosa che appare, qualcosa che è evidente. Oppure con le, vi dicevo, locuzioni faneroseimi, faneroseimi, molto utilizzata, che significa è evidente che io, oppure anche con l'espressione molto utilizzata deloseimi, che ha lo stesso significato, è evidente che io, è evidente, chiaro che io, eccetera, eccetera. Questi verbi in greco hanno una costruzione personale, mentre in italiano noi abbiamo una costruzione impersonale e il participio predicativo va reso in italiano con una preposizione dichiarativa. Adesso facciamo subito un esempio. Ho feugon adicon pasi fainetai. Allora, vedete, fainetai è la terza persona singolare del presente indicativo, qui usato come forma impersonale, quindi è chiaro, è evidente, potremmo tradurlo, e come vi dicevo, qui in italiano abbiamo una dichiarativa, una proposizione dichiarativa. Noi non abbiamo ancora visto le proposizioni dichiarative in greco antico. In italiano la proposizione dichiarativa è una proposizione che, diciamo, esplicita quello che la principale vuole dichiarare, diciamo così. È chiaro che cosa? Cosa è chiaro? E la dichiarativa ce lo spiega, per questo, diciamo, viene chiamata proposizione dichiarativa. È chiaro che cosa? Attenti qua. Ah, poi c'è questo, vabbè, pasi. Pasi è un dativo plurale dell'aggettivo pas, pasa, pan. A tutti. È chiaro a tutti. Che cosa? Che chi fugge, cioè colui che fugge, questo vedete che è un participio sostantivato. Colui che fugge, vi ricordate? Che chi fugge adicon.
è colpevole, è ingiusto, è colpevole. E questo è il participio, diciamo, predicativo. Quindi vedete che il verbo phainetai in questo caso è regge, nella forma, nella terza persona singolare, nella forma impersonale, regge un participio predicativo che in italiano dobbiamo rendere con una dichiarativa. Una traduzione alternativa potrebbe essere: colui che fugge, il fuggitivo, il fuggente, diciamo così, è, diciamo, appare colpevole a tutti. Perché in realtà, vedete, noi in italiano abbiamo una costruzione, impersonale, è chiaro, e la dichiarativa. In greco la costruzione è personale, cioè phainetai non è, cioè siamo noi in italiano che lo rendiamo impersonalmente, ma in greco il soggetto di phainetai è ofeugon, cioè colui che fugge appare essere, diciamo, colpevole a tutti. Questo tenetelo bene a mente, perché tra l'altro il verbo phainomai, poi magari lo vedremo più avanti, è un verbo che ha una costruzione un po' particolare. Vi faccio subito questo esempio. Prendiamo questa frase. Phainontai dikaioi einai. E prendiamo quest'altra frase. Phainontai dikaioi ontes. Allora, proviamo a vedere qual è la differenza tra queste due semplicissime frasi. Beh, la differenza appare subito essere nel modo del verbo essere. Qui abbiamo un infinito presente, qui abbiamo un participio presente. Allora, proviamo a tradurre queste semplici frasi. In greco sarebbe la traduzione letterale i giusti, dikaioi, coloro che sono giusti, i giusti, sembrano, che infatti vedete che il verbo phainomai è alla terza persona plurale, quindi i giusti, oppure potremmo mettere, loro sembrano essere giusti. Stessa traduzione diciamo anche qui, loro sembrano essere giusti. In italiano più corretta la forma impersonale con la dichiarativa, però abbiamo detto, quindi dovremmo tradurre entrambe le frasi: sembra che essi siano giusti. Questa è la traduzione, diciamo, più corretta in italiano. Sembra che essi siano giusti. Qual è però la differenza? Ci deve essere una differenza, perché il greco in un caso usa l'infinito e nell'altro usa il participio. La differenza è questa, fondamentalmente, che quando phainomai è sempre costruito personalmente, ma con il modo infinito, viene ad assumere, diciamo, il significato simile al verbo dokeo, che significa do l'apparenza, sembro, ma nel senso di dare l'apparenza. Cioè, nel primo caso, con l'infinito, il verbo phainomai, la frase potrebbe essere tradotta, sembra che essi siano giusti, ma quel sembra non mi dà la certezza, cioè sembra, pare, non è sicuro, pare che essi non siano giusti, e questo è con l'infinito. Nel secondo caso invece, quel sembra è invece un qualcosa che appare visibile, quindi qualcosa di evidente. Quindi nel secondo caso, con il participio, la traduzione migliore potrebbe essere è evidente, ma nel senso di è certo che essi sono giusti. Infatti potrei usare in italiano anche l'indicativo nella dichiarativa, che essi sono giusti, perché è un dato di fatto, è una certezza, è un apparire nel senso di qualcosa che è evidente, mentre nel primo caso è qualcosa che sembra, pare, ecco, ipoteticamente.
Un altro gruppo di verbi che regge il participio predicativo sono verbi, o anche in questo caso locuzioni, che significano fare bene, fare male, oppure avere il torto di, avere colpa di, ad esempio espressioni come eu poieo, cioè faccio bene, oppure anche kalos poieo, faccio bene, oppure kakos poieo, faccio male, oppure verbi come ad esempio adicheo, che significa io ho torto, oppure hamartano, hamartano, ho colpa, oppure anche verbi che indicano superiorità o inferiorità, come ad esempio perigignomai, perigignomai, che significa appunto prevalgo, sono superiore, oppure leipomai, leipomai che ha il significato di contrario, sono inferiore, sono vinto, oppure anche con i verbi nicao, vinco, crateo, crateo, sono superiore, prevalgo. Anche tutti questi verbi li potete trovare in greco con il participio predicativo. Poi non è finita qui, perché come vi dicevo il participio predicativo è molto utilizzato. Accanto a questi verbi che abbiamo visto finora abbiamo anche un'altra categoria di verbi, che sono verbi che hanno il significato di comincio, cesso, continuo, ad esempio archomai, che ha il significato appunto di io comincio, oppure pauomai, pauomai, io smetto, io cesso, oppure anche lego, che ha lo stesso significato di pauomai. Verbi, come vi dicevo, che hanno il significato di continuare, perseverare, ad esempio diagignomai, continuo, diagignomai, oppure diago, composto di ago e del preverbio dia. Per esempio, se prendiamo questa frase, archomai legon, archomai legon, molto semplice, comincio a parlare, vedete, io comincio parlante, cioè a parlare, comincio a parlare. Oppure prendiamo quest'altra semplice frase, sempre per rimanere in questo contesto, ton argon georgon diatelei. Diatelei deriva dal verbo diateleo, che significa appunto continuo, persevero. È un verbo contratto, infatti, vedete, e sarebbe egli continua, egli persevera. Georgon, questo è il participio presente, egli continua a coltivare il campo. Ton argon, il campo, persevera nel coltivare il campo, continua a coltivare il campo, oppure anche gli possiamo dare un senso continuativo, passa il tempo a coltivare il campo. Oppure, questo vale sia per il verbo diateleo, ma anche per il verbo diago, possono anche essere tradotti in italiano con un avverbio, per esempio sempre, continuamente. E il participio quindi lo rendo con un modo infinito, ad esempio egli coltiva sempre il campo, quindi gli possiamo dare anche questa sfumatura, egli coltiva continuamente il campo, quindi in senso avverbiale. Ecco, una piccola nota che riguarda il verbo archomai, che vi può essere magari utile nella traduzione: quando regge il participio, abbiamo visto che è uno dei verbi che può reggere il participio predicativo,
Può essere tradotto con cominciare a fare qualcosa. Io comincio a fare qualcosa. Ad esempio, nella frase "In che modo potremmo cominciare ad elogiare gli uomini valorosi?" In questo caso, se uso il verbo arcomai, uso anche il participio predicativo. Quando invece il verbo arcomai regge l'infinito, quindi più infinito, un po' quello che abbiamo visto prima anche con il verbo phainomai, quando regge l'infinito lo traduciamo con comincio col fare qualcosa, non comincio a fare, ma comincio col fare. Comincio col fare qualcosa. Oppure comincio dal fare qualcosa. Ad esempio, gli ateniesi cominciarono col costruire le lunghe mura, quindi non cominciarono a costruire, ma cominciarono col costruire, oppure dalla costruzione delle mura, eccetera, eccetera. Ecco, questa leggera sfumatura. Quindi il participio dà l'idea di un qualche cosa che si sta facendo, mentre l'infinito qualcosa che di partenza si inizia a fare diciamo, dall'inizio, insomma. Poi c'è, direi, un'ultima categoria di verbi che possono reggere il participio predicativo, che sono tutti quei verbi che indicano un sentimento, un affetto, uno stato d'animo, i cosiddetti verba affectum, quelli che in latino si chiamano verba affectum, che indicano quindi piacere, come ad esempio hedomai, hedomai, oppure hairo, che significano godo, mi rallegro, oppure ad esempio aishunomai, aishunomai, che invece significa mi vergogno, provo vergogna, oppure stergo, agapao, che significano sono contento di, amo. E anche in questo caso in genere il participio viene reso con un infinito. Se prendo questa frase, hedonai, hedomai akuon, su fronimus logus. Allora, sono contento, hedomai, provo piacere, sono felice. Participio predicativo, akuon è il participio del verbo akuo che significa ascolto, quindi sono felice di ascoltare, di sentire, su fronimus logus. Adesso, su è il genitivo, sarebbe diciamo, un aggettivo possessivo, vuol dire tuo. Sono contento di sentire le tue parole sagge. Logus, è l'accusativo plurale di logos, fronimus è l'aggettivo, le tue parole sagge. Anche qui vale con questi verba affectum lo stesso discorso che abbiamo visto prima, cioè con i verbi che indicano un sentimento dell'animo, come ad esempio appunto aideomai o aeschynomai, mi vergogno, eccetera, eccetera. È fondamentale la differenza di valore tra la costruzione col participio predicativo, in cui, come vi dicevo prima, si ha una constatazione oggettiva del sentimento per quello che è nella sua realtà, rispetto alla costruzione con l'infinito, che invece indica una presa di coscienza, diciamo, dell'azione oppure un'affermazione della volontà da parte del soggetto stesso. Ad esempio, vi faccio un esempio. Se io dico aishunomai legon. Allora, aishunomai significa io mi vergogno, quindi mi vergogno nel dire. Uso il participio, cioè nel senso di provo vergogna a dire quella cosa, quindi mi vergogno nel momento in cui la dico. Quindi io la dico, però provo vergogna. Quindi è un, diciamo, un
una constatazione oggettiva. Io mi vergogno nel dire questo e la dico. Se io invece dico I schüno mai legein, lo scriviamo, I schüno mai legein, con l'infinito presente del verbo lego, lo traduco sempre mi vergogno nel dire, anziché sarebbe meglio mi vergogno a dire, perché non lo dico. Cioè, mentre nel primo caso io lo dico e mi vergogno, nel secondo caso sto zitto perché mi vergogno a dire quella cosa, quindi evito di dire, non dico. Ecco, ho voluto sottolineare questo aspetto perché mi sembra abbastanza, insomma, importante, vedete, questa differenza tra l'uso del participio e l'uso dell'infinito con questi verbi un po' particolari. Chiudiamo il discorso di oggi andando a vedere invece il, che è altrettanto importante, ma più o meno le valenze sono le stesse, il participio predicativo dell'oggetto. Dell'oggetto. E, o di un altro complemento, come vi dicevo prima. Allora, anche in questo caso il participio predicativo dell'oggetto si può usare o con verbi che indicano una percezione, una sensazione, come ad esempio il verbo molto frequente horao, che significa io vedo, oppure abbiamo visto prima akuo, sento, manzano, che significa apprendo, so, oppure questa forma particolare che poi vedremo, oida, che è un perfetto indicativo, comunque vabbè non ci addentriamo, che ha però un valore di presente, io so, oppure gignosco, epistamai, so, conosco, insomma tutti i verbi che hanno questo significato di percezione, quindi sapere, sentire, apprendere, eccetera, reggono il participio predicativo. Ecco, un po' particolare è il verbo akuo, che abbiamo visto prima. Ovviamente vi ho detto participio predicativo dell'oggetto se reggono un complemento oggetto, ma possono reggere anche altri complementi, quindi possono presentare participio predicativo anche di altri complementi. In particolare, come vi dicevo, il verbo akuo, quando regge il genitivo, indica una percezione immediata, cioè qualcosa che io percepisco immediatamente. Quando invece regge l'accusativo, diciamo che indica una percezione indiretta, cioè qualcosa che viene riportato da altre persone, da terze persone. Facciamo subito qualche esempio, adesso qua non so perché ho fatto la terza stanghetta, forse perché volevo aggiungere una terza cosa che non esiste. Comunque facciamo questo esempio. Per esempio, akuo su dialegomenu. Allora, scriviamo akuo su dialegomenu. Allora, proviamo a tradurre questa frasettina. Allora, sento, ascolto, sento, su sarebbe te, questo è il genitivo, vedete, akuo più il genitivo, sento te, dialegomenu, vedete, questo è il participio predicativo in genitivo, vedete, perché concorda con su, sento te, sarebbe che stai parlando, cioè ti sento parlare, sento te parlante. Vedete che sento te, diciamo, parlare. Adesso lo traduciamo così in italiano. Ti sento parlare. Vedete che akuo più il genitivo, quindi una percezione immediata. Potremmo anche tradurlo con ti sento parlare proprio con le mie orecchie. Cioè è qualcosa che io percepisco direttamente. Se invece dopo il verbo akuo ho un complemento oggetto, indico una percezione che mi viene riferita da altri. Ad esempio, proviamo a tradurre questa frase. Akuei tus polemius
Prosiontas. Te polei. Allora, acquei, vedete, terza persona singolare indicativo, egli sente, tus polemius, scusate, i nemici, sente i nemici, prosiontas. Questo è un composto di prosiemi, cioè che si avvicina, vorrebbe dire avvicinarsi, quindi che si avvicinano. Alla città. Polei è il dativo singolare del sostantivo polis che non abbiamo ancora visto, devo dare la terza declinazione che vedremo abbondantemente. Tradotta così però fa un po' schifo, nel senso che egli sente i nemici che si avvicinano alla città, sembra una percezione immediata. In quel caso acuo dovrebbe reggere il genitivo. Quindi sembra quasi che chi sente i nemici lo senta con le proprie orecchie, tradotto così. In realtà gli devo dare un senso differente, cioè lo potrei tradurre con sente dire, egli sente dire che i nemici si stanno avvicinando alla città. Perché essendoci dopo l'accusativo, non è una percezione immediata del soggetto, ma è qualcosa che gli viene riferito. Quindi sente, la traduzione perfetta sarebbe: egli sente dire che i nemici si stanno avvicinando alla città. Ecco, vedete, anche in questo la libertà della lingua greca. Si capisce, il participio ha tantissimi usi, tantissime sfumature, anche molto molto lievi, ma che possono cambiare completamente il significato di una frase intera. Ecco, adesso su questo punto non mi soffermo tanto, anche perché noi non abbiamo ancora visto in greco le proposizioni dichiarative, come vi dicevo prima, e le proposizioni infinitive. Ve lo accenno solo, poi magari quando vedremo queste proposizioni entreremo un pochino più nello specifico, ma molti di questi verbi di percezione che reggono il participio predicativo dell'oggetto o degli altri complementi si possono costruire anche con la proposizione dichiarativa, che come vedremo in greco diciamo, viene introdotta dalle congiunzioni hoti oppure hos, ma questo lo vedremo, oppure possono reggere delle proposizioni infinitive, quindi essere seguite dall'infinito. E che tra l'altro poi avviene anche in latino. Quando sono costruiti col participio, viene evidenziato il particolare momento dell'azione immediata, sicura, attuale, proprio quello che abbiamo visto anche negli esempi precedenti, nella quale appunto viene messo in risalto proprio l'atteggiamento intrinseco della persona, mentre quando sono costruiti con l'infinito, si indica un fatto generico, un fatto incerto, appreso da altri. Un'altra categoria di verbi che tipicamente regge diciamo, il participio predicativo sono i verbi che significano mostrare, come appunto faino, deicnumi, deloo, che appunto significano mostro, oppure che significano annunziare, come angelo, rappresentare, o rendere, come poieo, fare, rendere, oppure provare. E anche con il verbo poieo, ci sono delle costruzioni un po' particolari. Adesso vi volevo riportare questo esempio che mi pare abbastanza indicativo. Se io dico, ad esempio, ho Homeros, tus Eroas, Mahomenus, poiei,
Allora, vedete che qui il verbo poieo regge il participio predicativo e la traduzione sarebbe Omero, sarebbe rappresenta tus eroas, gli eroi, Mahomenus, che combattono. Un'altra traduzione potrebbe essere Omero fa combattere gli eroi, nel senso che appunto li rappresenta mentre combattono. Poieo nel senso di fare, rappresentare. Se io però prendo questa frase, ho strategos tus Stratiotas, Stratiotas, Machesphai, Machesphai, poiei. Qui vedete che il verbo poieo regge l'infinito. Quindi mentre qui diciamo che fa combattere gli eroi nel senso di li rappresenta mentre combattono, O strategos, cioè il generale, il comandante, fa combattere, poiei machesphai, chi tus stratiotas, i soldati. Cioè fa combattere non che li rappresenta, ma li costringe a combattere, li costringe al combattimento. Bene, io ho concluso, spero, insomma, che sia tutto chiaro. Col prossimo video torneremo invece a parlare della terza declinazione, perché abbiamo ancora parecchi temi della terza declinazione da affrontare e col prossimo video parleremo dei temi in liquida. Quindi vi do l'appuntamento al prossimo video e come sempre vi ringrazio, un grande abbraccio a tutti voi e alla prossima, ciao a tutti!